Vai. Allora, Filippo controlla che si senta da casa, adesso appena arriva, se. Cominciano i collegamenti di tutto. Bene. Allora, buonasera. Buonasera a tutti. Iniziamo, visto che l'orario è tiranno. Allora, cominciamo perché l'orario è tiranno, purtroppo abbiamo avuto un po' di defezioni perché pare che l'autostrada sia bloccata, purtroppo la nostra candidata Cristina Baldazzi, che doveva anche lei intervenire qui questa sera, purtroppo non riesce ad esserci perché è bloccata in autostrada, quindi ci siamo noi, io sono Marco Rannetti, poi c'è il dottor Roberto Pieralli e Laura Mingozzi. Allora, questo è il secondo incontro che facciamo qui a Pianoro. È su gentile richiesta di alcuni presenti all'evento della settimana scorsa, perché abbiamo pensato che fosse giusto fare alcuni approfondimenti, in particolar modo sul tema della sanità e sul tema del welfare, visto che insomma tra pochi giorni si andrà a votare, quindi vogliamo darvi un po' un'indicazione più precisa su quello che è il programma che propone la nostra candidata presidente Elena Ugolini. Allora, io darei il microfono a Roberto, così sì, no. Ce l'hai, così ti introduci, spieghi un attimo un po' la tua storia e poi ti farò io un paio di domande sul tema della sanità. Allora, buonasera a tutti, io mi chiamo Roberto Pieralli, sono un medico d'emergenza, lavoro ormai da illo tempore, ancora prima di essere medico, al 118, al servizio di emergenza territoriale di Bologna. Ho precedentemente operato nell'azienda USL di Ravenna con un contratto libero professionale, ho girato un po' il mondo, ho fatto il medico di bordo, ho lavorato un po' in giro, ho fatto esperienze diciamo di vario tipo, provenendo da una diciamo crescita nel mondo del volontariato, partendo dalla Croce Rossa, le pubbliche assistenze e via discorrendo. Quindi insomma diciamo sono nato un po' e cresciuto comunque nel mondo della sanità in diversi ruoli. E ho accettato volentieri l'invito di Elena Ugolini per dare il mio contributo da un punto di vista organizzativo, avendo non solo diciamo l'esperienza clinica ma anche un background organizzativo, nel senso che tra le varie formazioni ho fatto un percorso un po' anomalo rispetto a molti colleghi che seguono diciamo il percorso standard. Ho avuto la possibilità mentre lavoravo come medico d'emergenza di sviluppare anche di fare alcuni master in organizzazione e management sanitario, oltre che in medicina d'emergenza e via discorrendo, e dal 2018 mi sono occupato al Ministero della Salute di supportare il gabinetto. E non si sente qui dentro è a voce, questo è il microfono per lo streaming. È per far sentire da casa. Urla un po' di più, fatti sentire un po' di più. Se è troppo basso il tono lo alzo, non c'è problema. E no, dicevo, nel 2018 mi sono occupato di fare quelle norme che prima del Covid, quindi ancora non si pensava alla pandemia, hanno consentito di arrivare, tra virgolette, nonostante un po' di difficoltà, ad avere la garanzia di continuità dei servizi, data la programmazione disastrosa che le regioni avevano fatto e il Ministero aveva fatto per i medici specialisti, e che ha, l'avete vissuto da tutti, la carenza di personale medico, in particolare di medici specialisti, di medicina generale. Quindi diciamo, avendo questo background, mi sono dato ben disponibile a mettere a posto un po' di cose che conosco nel dettaglio, non funzionano per niente nel nostro sistema regionale, anche in altre regioni, ma nel nostro sistema regionale in particolare, anche dato il fatto che la nostra regione è sempre stata la capofila, un po' quella che ha voluto essere la prima della classe, una volta era la prima della classe effettivamente, dopo diciamo si è perso un po' di lustro da un punto di vista di competenze e la programmazione banalmente dei fabbisogni dei medici curanti, così come degli infermieri oggi, ma diciamo sono due diciamo, periodi diversi, ha portato a enormi difficoltà. E niente, quindi questa era un po' la presentazione. Bene, adesso, benissimo, adesso darei la parola a Laura Mingozzi, che non ha certo bisogno del microfono perché è dotata di una voce potentissima. E cos'è? Okay. Quelli di casa sempre. Quelli di casa sempre. Quindi Laura, dici un po' chi sei e la tua formazione. Allora, buonasera. Io sono una maestra, non faccio la maestra,
E, come ho detto alla presentazione, mi piace moltissimo il verbo essere, perché il verbo essere definisce un po' chi, e senza un po', definisce chi si è. E essere una maestra è stato importantissimo per me, perché mi ha fatto scoprire una cosa che di solito non si vede, soprattutto fra gli adulti, il fatto di non aver paura di dimostrare quello che si è e di essere quello che si è. E questo perché i bambini vogliono la trasparenza, vogliono la coerenza, vogliono la sincerità. Queste tre cose io le ho sempre portate con me grazie a quello che avevo imparato essendo una maestra. E non ho mai pensato di entrare in politica, mai, perché stavo bene coi miei bambini. Poi non so bene come sia successo, forse ero la persona giusta al momento giusto, mi sono candidata come sindaco nel mio paese, che è Castel Guelfo. Ho continuato a essere e a fare quello che sono sempre stata e ho sempre fatto. Non abbiamo vinto, ma la nostra lista civica è arrivata seconda, inaspettatamente, contro ogni pronostico. Nel momento in cui sono entrata nel consiglio comunale, mi sono accorta che le persone che avevo di fianco volevano continuare a usarmi come avevano fatto fino a quel momento, sfruttando la mia credibilità, sfruttando ciò che le persone pensavano di me, e quindi io ho lasciato la lista e sono rimasta dentro al consiglio comunale come gruppo misto, perché io volevo essere libera di proporre e di fare le cose giuste per il paese, non giuste per qualcuno. A questo punto, dentro al consiglio comunale, sono stata scelta come opposizione per far parte del nuovo circondario imolese. Questo ente che raccoglie 10 comuni nei dintorni di Imola, e lì ho scoperto che anche l'opposizione e l'essere liberi può fare tanto, può fare davvero tanto. E poi io sono una estremamente diplomatica, cioè dico sempre quello che penso, e se non lo dico mi escono i sottotitoli, quindi tanto vale che lo dica. Però questa cosa evidentemente ha pagato, perché a un certo punto mi è stato chiesto da Elena Ugolini di far parte della squadra. Non potevo dire di no, nel senso che io a scuola i bambini ho sempre detto di fare quello che in coscienza sentivano di fare, e che la più grande cosa che avrebbero potuto mai fare nella vita sarebbe stato quello di essere delle brave persone. E quindi questo perché non ti candidi, puoi dare la tua disponibilità, è stato semplicemente passare dalle parole ai fatti. Io voglio fare per le persone. Io un lavoro ce l'ho già, quindi non ho nessuna mira alla poltrona, non mi piacciono neanche tanto le poltrone, devo dire la verità, e voglio fare. E Elena mi ha conquistato subito, è una persona vera, e ho conosciuto dentro questa lista delle persone vere, e questo è già una cosa meravigliosa. Grazie Laura. Io faccio una piccola introduzione per quanto mi riguarda. Per chi non mi riconoscesse già, io sono Marco Rannetti, sono geometra, libero professionista, operativo in questo settore da circa 20 anni. La mia prima esperienza politica è stata a Pianoro quest'anno con le comunali. Vedo in platea alcune persone che hanno condiviso con me questa bellissima battaglia. Siamo stati vittoriosi, la nostra lista civica dopo 80 anni è riuscita a cambiare il governo del nostro territorio. E quindi Elena ha sentito parlare di questa impresa e a luglio mi ha contattato perché era stata molto incuriosita dal lavoro che avevamo svolto come lista civica su Pianoro, e quindi è cominciato un confronto con lei che è durato tutta l'estate.
fino a quando poi mi ha chiesto la disponibilità per partecipare a questa campagna come candidato consigliere, e quindi ho accettato con grande piacere. Sottoscrivo quello che ha detto Laura, noi un lavoro ce l'abbiamo, questo è stato un impegno extra molto, molto importante, molto gravoso, ma che abbiamo fatto con grande entusiasmo, perché pensiamo di poter incidere sul territorio che amiamo, e quindi siamo convinti che migliorare il contesto poi possa giovare veramente a ognuno di noi. Io adesso a questo punto comincerei con gli approfondimenti, ho alcune domande da fare ai nostri candidati consiglieri. Io farò la domanda, qualora la risposta non fosse, diciamo, completamente esaustiva per il pubblico, c'è la possibilità da parte vostra di chiedere eventualmente alcuni approfondimenti sul tema. Allora, io il nostro meglio per rispondere. E noi faremo del nostro meglio per rispondere, perché ovviamente diciamo non abbiamo la scienza infusa, ma cercheremo di dare il contributo nel miglior modo possibile. Ma noi che siamo sul pezzo dovremmo essere in grado essere in grado. Allora, la prima domanda per Roberto sul tema sanità. Allora, vorrei che tu sintetizzassi quali sono i problemi della medicina di base, come questi possono essere risolti, e quindi parlaci un po' delle diverse visioni rispetto a quello che oggi propone l'attuale sistema. Ok, la sintesi sarà divertente. Intanto mi scuso se mi avete visto un attimino armeggiare, ma abbiamo la doppia platea, no? Quella a casa e quella qua, quindi stavo facendo un po' di check. Allora, il problema della medicina generale è uno dei problemi più sentiti dalla popolazione, perché è, chiamiamolo così, il front office, ok, con cui il cittadino si interfaccia. Ora, dire che, come si sente in questi giorni, la volontà che c'è stata e che ci sarebbe da parte della corrente amministrazione, quella di di mettere tutti nelle condizioni di lavorare bene e di fornire i servizi ai cittadini, a me dispiace dirlo, ma forse a parole magari ci potrà essere anche l'intenzione, ma nella concretezza è una colossale balla, perché i fatti dicono il contrario di quello che viene detto a parole. E provo ad argomentare dettagliatamente questa cosa. Noi abbiamo un Servizio Sanitario Nazionale che nasce nel 78 e che si fonda sulla medicina generale. I paesi che hanno tentato di ridurre la medicina generale, di ridurne la capacità, la relazione col paziente, sono paesi che hanno fatto marcia indietro subito, perché purtroppo nella medicina non c'è solo quello che oggi viene definito l'azienda, la produzione. Io ogni tanto sento dei termini, la produzione di salute, la produzione. Non produciamo né lattine, né pezzi, né automobili. Abbiamo da gestire una delle aree più complesse, che è la relazione col cittadino. Il cittadino, giustamente, oggi rispetto al 78, quando è nato il sistema sanitario, ha molti più strumenti, non solo culturali ma anche tecnici, per documentarsi, no? Vado a vedere il dottor Google, vado a vedere questo, vado a vedere quell'altro. E rispetto al 78, ma rispetto a tutto quello che è venuto dopo, no? Dal medico della mutua in poi, la popolazione non è più quella. La percentuale, in proporzione di persone anziane, una volta si diceva sopra i 65 anni sei anziano, oggi la quota di ultra 75 anni, ultra 80 anni è molto maggiore. Si vive tanto di più, non è detto che si viva tanto meglio in questa lunghezza, no? Perché ovviamente più invecchi più aumentano le patologie croniche, e questa epidemia di patologie croniche era ampiamente prevista. Ora, come puoi gestire questo tipo di flusso? Lo dovresti gestire, dovresti, garantendo che a parità di pazienti tu a priori sai che avrai più impegno, che quel medico dovrà avere più impegno sui pazienti, e quindi sarebbe ragionevole aver previsto una riduzione del numero di assistiti pro medico, e quindi più dottori con meno pazienti. Tra l'altro, in un sistema che è molto interessante, perché voi sapete che i medici di famiglia non sono dipendenti del servizio sanitario, ma sono medici convenzionati, sono liberi professionisti in convenzione. Qual è la differenza? Sono sempre medici del Servizio Sanitario Nazionale, ma sono pagati a
pazienti, tanti pazienti hai, tante quote hai. La Gabanelli usciva poco tempo, poche settimane fa, credo 10 giorni fa, con un articolo che vi invito a leggere sul Corriere, dove vedete che la quota, poi ce l'ho anche volendo la diapositiva, credo che mensile sia 3 euro e qualche cosa ad assistito. Ok? Cioè voi provate a pensare in qualunque telefono Iliad quanto vi costa al mese ad abbonato. Ok, questo per darle proporzioni. Bene, e quindi si doveva dire, probabilmente programmiamo bene i fabbisogni, formiamo un numero di medici sufficiente, perché sappiamo che ogni medico avrà più beghe da gestire e se ha troppi assistiti non riuscirà a gestirli, giusto? Fila? Cosa è stato fatto? Esattamente il contrario. Esattamente il contrario. Cioè, si dice, il servizio di medicina generale non è in grado di rispondere, ma chi doveva metterlo in grado di rispondere? Regioni. Hanno fatto esattamente l'inverso, ovvero sbagliato totalmente la programmazione, e uno dice sbagliato, ma potrà essere un errore casuale quello che dal 2009, e ve lo dico perché dati alla mano, dal 2009 voi trovate gli articoli che segnalano che arriverà la carenza, perché arriverà la carenza? Perché se tutti i medici dalle mutue all'SSN sono passati, no? Tutti insieme nel 78, più o meno la fascia d'età media era quella lì, più o meno andranno in pensione tutti insieme, no? Cioè, non è che è un conto da fine statista, ma come sono stati calcolati i fabbisogni, questo ve lo dico perché l'ho sentito con le mie orecchie in via Aldo Moro, noi guardavamo quante persone andavano in pensione quest'anno e ne abbiamo messe nel pacchetto da formare lo stesso numero. Peccato che se poi vanno in pensione tutte insieme in una concentrazione di pochi anni, gamba a cavallo. Ora, questa a casa mia o è incompetenza o dietro c'è una progettualità, evidentemente. Che cosa succede? Succede che quindi si è, come dire, causa del problema e poi si punta il dito e si dice i medici non sono in grado di rispondere e non danno il servizio che devono dare, eccetera. E tu ti aspetteresti che questa regione avesse fatto dei continui tentativi con le organizzazioni e le rappresentanze professionali dei medici per risolvere questo problema. Voi andate sul sito della Regione Emilia-Romagna e chiedete qual è l'accordo di lavoro dei medici di medicina generale di questa regione e scoprirete che l'accordo che regola le regole del lavoro, cioè quante ore devono rispondere al telefono, quante ore devono essere in ambulatorio, quanti pazienti, quante cose, provate a dirmi di che anno è, se ne avete una vaga idea, 2006. Ok? Questa regione è ferma con queste regole del lavoro al 2006. Allora è facile presentarsi da un lato alla popolazione e dire non funziona, e quindi che cosa faccio? Tento di compensare tutti questi caos e casini fatti da più assessorati, non chiaramente da uno solo, da più assessorati, però tutti della stessa linea, ok? Perché magari cambiano gli assessori, ma buona parte dei funzionari sono sempre quelli, e a questo punto ti propongo il caos e dico, devo sollevare il pronto soccorso, devo sollevare, metto il CAU. CAU che rappresenta un grosso problema, non perché sia il male assoluto, non è il male assoluto, ma perché se ci guardate è un servizio che di fatto è un pronto soccorsino bonsai che in realtà non fa le prestazioni di pronto soccorso, è un medico di famiglia bonsai che però non fa tutto quello che fa il medico di famiglia, è questo terzo stato, slegato da un lato dal pronto soccorso e dall'altro slegato dalla medicina di famiglia. Quindi voi vi presentate al CAU come vi presentate il pronto soccorso e beccate un dottore giovane, vecchio, specialista o no, che però non vi conosce, non sa nulla di voi e ha un po' di problemi anche a livello medico legale, quindi è costretto a fare una serie di cose in più che il vostro dottore che vi conosce e ha un paragone con prima e dopo ovviamente non fa. Questa è una cosa che succede anche a me, che lavoro come medico del 118, che sul paziente lo vede molte volte, ma lei cosa dice dottore? Cosa dico? Io dico che è così, ma io non so com'era prima, questo paziente è la prima volta che lo vedo nella storia, quindi le dico cosa farei, ma non ho questo legame. Ora, cosa ci dice la letteratura? La letteratura scientifica, perché non è che siamo il primo paese che prova a fare questo passaggio. Attenzione, questo passaggio è un passaggio importante perché passa dalla relazione tra me e te alla relazione tra me paziente e
la casa della comunità. Cioè al paziente non metto più davanti una persona, metto davanti una struttura. Questo passaggio sembra una stupidaggine, ma è quello che fa tutta la differenza. Perché? Perché se io non curo la persona al centro, no? Che è un motivo, se io non curo la relazione umana, trasformo il servizio sanitario in un servizio, punto. Cioè dove tu vai e sei l'ennesima valigia sul rullo trasportatore che deve essere etichettata di qua, bollata di là, e questo che cosa genera al paziente? Tutto quello che vivono i pazienti quando finiscono in ospedale, dove fanno un percorso, che per carità è giusto che in ospedale sia così, ma che poi alla fine che cosa fanno? Vanno alla ricerca della persona di cui si fidano e con cui possono effettivamente instaurare una relazione di cura. Perché? Perché quello è un bisogno umano. Scientificamente funziona tutto. Dovevi fare l'antipertensivo così, dovevi fare la... funziona, ma il bisogno della persona di confrontarsi sempre con lo stesso provider, di sviluppare una relazione di lungo periodo, così si mette a rischio. Ok? Questo è uno dei primi punti e lo stiamo vedendo, perché i CAU come altri modelli come i Prosegur non possono funzionare come sostitutivi di questo. Non possono funzionare perché manca il fattore umano di relazione. Noi questa cosa l'abbiamo persa. Ora, se uno mi dicesse come si ascolta dall'altra lista per venire ai punti salienti, vogliamo mettere tutti nella condizione di lavorare, io avrei chiesto all'attuale assessore, anzi l'ho chiesto perché sui comunicati stampa l'abbiamo anche messo, come mai dal 2022 al 2023 addirittura il numero di posti per il corso di formazione in medicina generale è calato di 126 unità, a fronte di una necessità che è raddoppiata, perché ci hai messo dentro anche i CAU. Okay? Quindi quello che dicono a parole è in totale antitesi con quello che si fa nei fatti. E questo è il problema. Quindi la narrativa non corrisponde alla realtà, e lo dimostra il fatto che sempre più professionisti tutti i santi giorni si dimettono dal nostro servizio sanitario. Quanti quest'anno? Quest'anno, verso quello, l'altro giorno, il Corriere dava uno al giorno mediamente. Ok? Uno al giorno. Ora, questa è un'emorragia che sui cittadini, ospedale, territorio, eccetera, si riflette. Cosa hanno ben pensato? E guardate qui proprio il finale. Il nuovo accordo di lavoro dei medici di medicina generale, invece che mettere a posto il numero di pazienti, la cosa dice, e inizia in vigore 1 gennaio 2025, accordo voluto dalle regioni. Voluto dalle regioni, capitanate dall'Emilia Romagna, che coordinano, è sempre la prima della classe, e che dice, noi dobbiamo coprire le case della comunità. Okay. E quindi bisogna che i medici di famiglia vadano nelle case della comunità. E quindi che cosa abbiamo pensato di fare? Di prendere il medico di famiglia che lavora coi pazienti, è scelto dai pazienti, e il medico di guardia medica che invece fa le ore, fa le notti, fa i festivi, fa i sabati, le domeniche, hanno pensato di metterli insieme e di fare il cosiddetto ruolo unico. Quindi voi andrete, non vi troverete più dal vostro medico di famiglia, voi vi troverete dal medico del ruolo unico di assistenza primaria. Adesso alcuni colleghi, per prendere in giro l'amministrazione, lo dicono, quando rispondono al telefono, gli dice la guardia medica, no, è il ruolo unico di assistenza primaria. Cosa succede nella pratica? Che questo medico, che già aveva il problema dei 1800 pazienti, tutti anziani, tutti beh, dovrà prendere sia i pazienti che le ore. Quindi la prospettiva di un giovane che entra oggi è diventata dal 1 gennaio 2025 quella di, fino a 400 pazienti, fare 38 ore di lavoro a settimana, oltre i 400 pazienti, fino ad arrivare a 1500 ne deve fare 6, comprese le notti, i festivi, prefestivi, sabato e la domenica, fino a quando? Fino a quando va in pensione, fino a 70 anni. Secondo voi qual è stato il risultato di questo geniale punto? Ecco, quest'anno per la prima volta negli ultimi 30 anni, grazie a questa guida illuminata che ci hanno dato queste amministrazioni, il numero di medici che hanno fatto l'esame per entrare al concorso di medicina generale è stato praticamente identico, se non inferiore, al numero di posti messi a bando, che erano già meno degli storici, ok?
E il risultato è che poi di questi una buona parte erano gli ospedalieri disperati che si sono dimessi dall'ospedale sperando di andare in territorio e di trovare il famoso, la famosa erba più verde del vicino. Assolutamente nulla di tutto questo, perché l'erba più verde è quella che coltivi, non è quella, hai capito, che vedi dal canocchiale nel giardino del vicino. Quindi quello che sta accadendo è che Donini dice l'altro giorno in risposta allo sciopero, ma noi vogliamo mettere tutti nelle condizioni, poi però questi sono i fatti, e sono fatti, non sono opinioni, e si continua a reiterare questo comportamento perché evidentemente c'è dietro un altro tipo di disegno. Questa è l'unica cosa che viene da pensare, perché o pensi questo o vuol dire che proprio non ce la fanno. Ecco, quindi è il momento di risolvere questa cosa andando a ricalibrare e a ricreare armonia nei rapporti numerici. Ok? Vuol dire che ogni tot cittadini io devo prevedere i numeri programmati dei medici che devo formare, devo farne abbastanza, e le soluzioni sono possibili, banalmente ritornando a definire bene i confini e a aggiornare gli accordi fermi dal 2006. Cioè una parte, una regione può lamentarsi che tu non sei in grado di, se poi tiene ferma la parte di organizzazione dal 2006 in poi. Chiaro. Su questo tema la platea ha qualche dubbio? Avete qualche domanda da porre a Roberto? Possiamo procedere? Prego. Diamo il microfono. No, serve per casa. Dico che ci sarà anche dietro un progetto che non capisco quale, ma c'è tanta incompetenza grassa, ma grassa, grassa. Decisamente. Cioè questi non sanno di che cosa stanno parlando. Perché se ci fosse un progetto si può discutere sul progetto, ma qui non c'è, qui si sta andando verso una catastrofe. Siamo già nella catastrofe, perché il problema è che se andiamo a vedere dichiarazioni dei giornali, quasi la metà, forse di più della metà del personale che opera in questi benedetti centri di assistenza urgenza è personale che ci opera grazie a una norma in deroga per la carenza di personale avuta durante il Covid, che in teoria scade al 31-12, che immagino verrà rinnovata, immagino, ma sempre con la norma in deroga, ok? Addirittura creando un enorme problema sulla formazione di questi professionisti, che li stai facendo lavorare, non gli riconosci il titolo che la legge, la normativa europea e italiana dice dovresti avere per fare quella cosa lì. E a qualcuno sì, perché è iscritto al corso di medicina generale, ma se sei iscritto a cardiologia allora tu no, e quindi stai già creando anche una disparità che prima o poi il conto arriva da pagare anche alla regione. Lui è una situazione che oggettivamente è intollerabile, però questo è il livello organizzativo che si sta subendo in questa regione. E poi si dice, ah, non risponde al telefono, cioè, hai capito? Quindi è ovvio che quello è il nocciolo. Queste cose nei discorsi delle altre liste, compreso dell'assessore uscente, non ho mica mai sentito fare, quando si entra nel merito, e se notate dibattiti sul tema sanità, dove magari ci vado io da una parte perché sono quello, diciamo, più della materia, e qualcuno dell'altra, ne avete sentito qualcuno in questa campagna? Assolutamente tabula rasa. Io sono pronto anche dopo la campagna ad andare a dire adesso andiamo a discutere del merito, sui numeri, perché qui ci sono fatti e poi ci sono anche le opinioni e le visioni, però se tu dici che la tua visione ha, dovresti avere delle azioni coerenti, e invece del contrario. Come spesso capita, la visione barra l'ideologia poi non si sposa con i numeri e gli aspetti reali. Esatto, l'ideologia è quella, lo dico chiaramente, di far diventare i medici di famiglia dipendenti. Adesso con questa storia delle ore dei pazienti, i medici di famiglia di fatto sono saranno dei semidipendenti, senza però tutte le tutele dei dipendenti, perché quando vai in ferie il sostituto lo deve pagare il medico. Quando vai, cosa succede alla fine? Che in questo scenario qua alcuni dicono sì, voglio poi diventare dipendente, e io lì mi frego le mani perché aspetto di vedere cosa succede, perché dopo voi vi immaginate quando uno chiama la mattina e dice no guarda ho la febbre sto a casa, e da ASL deve trovare il sostituto. Perché
la differenza tra la libera professione e la convenzione è che oggi se il medico di famiglia ha febbre, dice, ah cavolo, devo stare a casa, devo cercare il sostituto, devo fare cosa. Se hai la macchina, vai con la tua macchina, spaghi tu la benzina, fai tutte queste cose qui, tu, domani mi devi dare la macchina, il telefono, l'ambulatorio, la benzina, la macchina, vedete, c'è un motivo se sono in convenzione, e non è solo il fatto che i medici vogliono mantenere un'auto-organizzazione, c'è anche il fatto che al servizio pubblico economicamente costerebbe tipo il triplo a fare un servizio del genere come dipendenti, a meno che non li metti nelle case della comunità. Case della comunità che vi faccio proprio dal calcolo. Voi avete visto col PNRR, dopo magari ve le proietto, queste case della comunità come dovrebbero venire. Cioè, risulta che in Italia, scusate, vado la quella prima, sono state previste, mi sembra, 1350 case della comunità, no? Nel 2026, correggetemi se questi erano i punti, in Emilia Romagna ce ne sono 135, l'obiettivo è arrivare a 185, ok? Questi sono i dati che ho rilevato. Bene, avete fatto un calcolo di quanti chilometri quadrati di superficie territoriale abbiamo? Perché qui, senza entrare nella matematica stellare dell'astrofisica, cioè l'Italia ha una superficie di 301.340 km quadri, se facciamo la media dei polli, chiaramente non è quella che verrà usata, però ce ne viene uno ogni 223 km quadri. Comune di Bologna sono 141 km quadri, che è della media. Quindi a questo punto cosa succede? Che poi queste bellissime strutture, tu le infili dove c'è la popolazione, poi dopo in montagna, la provincia, che va benissimo se hai 40 anni, 38, 50, quando cominci ad avere dei problemi, comincia a essere un pochettino, e chi abita in Appennino lo conosce, il territorio comincia a diventare leggermente più problematico. Allora, è ovvio che quelle non possono essere l'unica risposta, sono delle cose utili le case della comunità, se ci metti dentro i materiali e le strutture, ma io quando ho fatto l'ultimo tirocinio alla casa della comunità, dico anche qui in provincia, mi sono trovato a dover fare un elettrocardiogramma, alla fine c'è, non c'è, nessuno sa niente, ma alla fine l'elettrocardiogramma gliel'ho fatto col mio Apple Watch. Allora, questa è la grande evoluzione sanitaria, no? Quindi bisogna entrare nel merito delle cose, smetterla di parlare a vanvera e avere la vaga idea di quello che si sta dicendo. Bene, allora, seconda domanda, brevemente, emergenza-urgenza, diciamo che la situazione catastrofica è sotto gli occhi di tutti, quindi pronto soccorso 118, CAU, come si può risolvere il caos che oggi è presente? Allora, i CAU, Elena Ugolini ha fatto una sintesi non clinica, diciamo, ma la diagnosi era giusta, cioè sono una toppa, come vi dicevo, ho un vestito vecchio che non è stato aggiornato. Ora, come lo risolvi questo problema? Io personalmente sono convinto che laddove c'è un ospedale ci voglia, se non c'è il pronto soccorso, perché effettivamente il pronto soccorso è troppo per quel territorio, non hai tutte le strutture in ospedale, va benissimo, però almeno un punto di primo intervento della rete dell'emergenza urgenza reale, quello negli ospedali ci vuole. Perché? Perché è indecente che poi queste strutture non riescano ad erogare tutta una serie di prestazioni che sono tipiche dell'emergenza urgenza e che invece dovrebbero essere erogate. Guardate cosa è successo in Romagna, dove il turista tedesco che arriva, sa ben lui che cos'è il CAU, c'ha il bambino con la reazione gravissima o con lo shock eccetera, lui si presenta lì e poi lì invece è poco più che una guardia medica. Cioè non possiamo dare neanche questo tipo di impostazione, quindi io sono assolutamente convinto che nella parte ospedaliera sia opportuno avere i punti di primo intervento della vera rete dell'emergenza urgenza. Poi, nella parte territoriale, i CAU non sono il male assoluto, noi l'abbiamo sempre detto, ma vanno fatti bene, vanno integrati con i medici di famiglia e non possono essere un accesso modalità fast food. Cioè, ci deve essere una regolamentazione dei flussi, che significa che devi costruire una rete e le regole della contattabilità dei medici di famiglia, chiare. I medici del CAU devono conoscere i medici di famiglia di quella zona, i professionisti devono potersi parlare. Voi andate in banca e se l'operatore della banca ha un problema deve chiamare il collega della filiale di Torino, con due clic lo fa. Ma provate a vedere se nel servizio sanitario siamo in grado banalmente di fare una cosa così semplice. No,
non si conoscono. Allora tu non puoi gestire un sistema così complesso basandoti sul nulla della comunicazione, o magari con un referto PDF che ti arriva su un portale vecchio di 20 anni. Okay, bisogna ricreare la relazione umana, la relazione professionale, e bisogna mettere a sistema queste strutture. Ok? Potenziarle e rivedere, ma soprattutto rivederle nella parametrazione. Ci vuole un parametro e ci vogliono degli standard. Non è possibile che a Bologna fai l'elettrocardiogramma e a Ferrara no. Cioè, ma anche nella visione fast food, ma insomma, i fast food della stessa catena hanno più o meno gli stessi panini, no? A teoria. Invece qua manco quello, per cui uno fa le lastre, quell'altro no, uno le fa da un'ora all'altra, quell'altro ne ha cinque, ma cioè non è questo il modo di organizzare, per come la vedo personalmente io, per cui ci vogliono degli standard. Bisogna sapere che se uno varca la porta di quella struttura lì, la varca per una serie di motivazioni, possibilmente filtrate dal proprio medico curante, che invia il paziente laddove lui non è in grado di erogare, perché magari in quel momento è a fare una domiciliare o perché è da un'altra parte, eccetera. E le risorse vanno veicolate bene, cioè noi abbiamo un problema sull'emergenza-urgenza reale. Io tutti i giorni vado a lavorare, ok, e non ho un ecografo sulla mia automedica, ok? Non riesco ad averlo. Allora mi chiedo per quale motivo in una struttura che guarda le urgenze minori ci abbiamo messo l'ecografo e io non riesco ancora ad averlo nell'emergenza ad alta complessità, ok? Bisogna rimettere le priorità. Non si possono gettare soldi dalla finestra, come ha detto giustamente Elena Ugolini, senza tenere in conto le priorità. Ma questa roba si fa solo se in certe posizioni ci sono persone che hanno idea di quello di cui parlano. Punto, è tutto lì. La differenza è tra appartenenza politica o competenza tecnica, che può anche o meno corrispondere all'appartenenza politica. La questione è che ci vogliono delle competenze tecniche, bisogna ritornare su questi aspetti qui. Come dice giustamente Elena, competenza unita a una visione, quindi io devo sapere dove voglio arrivare. Certo, perché tutti vogliono un sistema pubblico universalistico che curi, poi però tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Perché qua tutti, a parole, prendete l'arco costituzionale, tutti dicono la stessa roba. Poi però, quando devi andare sul pezzo, lì si vedono le differenze e si vedono i problemi. Ok, su questo tema è stato sufficientemente chiaro il dottore? Avete altri dubbi? Allora procederei velocemente sull'ultima. E quindi parliamo ovviamente delle liste d'attesa che tutti oggi vediamo. Chiamiamo liste d'attesa di pronto soccorso. Sì, insomma, è stata una sessione semplice per te. E quindi vorrei che tu mi provassi a indicare quali potrebbero essere gli step per rendere queste liste d'attesa con dei tempi accettabili. Allora, le liste d'attesa sono un problemone molto complesso perché riguardano due tipologie di attività specialistica: quella tipica dell'area ospedaliera ad alta complessità con esami di un certo livello, eccetera, eccetera, e quella diciamo più quotidiana, la visita cardiologica semplice. Non tutti devono fare una scintigrafia miocardica o la PET, per cui ci sono diversi livelli, no, da inserire. L'unica cosa che tutti i livelli hanno in comune è che ci vuole personale. E quindi la prima cosa da fare è curare le politiche del personale. Perché se i medici specialisti che devono erogare quelle prestazioni scappano e poi a quel punto tu sei costretto a rincorrerli oppure a prendere la prestazione comprandola nel mercato perché non riesci a erogarla con i tuoi professionisti, evidentemente il primo punto da fare è sistemare la parte contrattuale dei professionisti. Non sono tutti dipendenti, ci sono dipendenti e ci sono convenzionati, e qui purtroppo bisogna andare a fare l'elenco delle tipologie di esami che sono indietro e smetterla di nascondersi con la testa sotto il tappeto dicendo che io rispetto la lista e i tempi previsti dal decreto perché la signora di 80 anni che deve vedere il cardiologo, gli dico sì signora, ce l'ha domani a Porretta, perché poi non tutti hanno la possibilità, no, di muoversi. Ora la tecnologia oggi ci aiuterebbe a fare tantissime cose da questo punto di vista, però la prima cosa è parte, non tutto, non su tutto la regione ha delle autonomie, ma su buona parte di questo, anche per la parte della gestione dei professionisti, può fare degli step. E poi
Io sono, penso, 15 anni che sento, ah, terremo aperto anche la sera, terremo aperto. Io lavoro di giorno, di notte, sei turni, essendo dell'emergenza, ma io in 15 anni che annunciano che terranno aperto la sera, la domenica, io dirò, beh, a perdere queste poche. Quindi è chiaro che in una fase di recupero dovrai inventarti delle cose, ma la prima cosa da fare è sistemare le relazioni con i professionisti, con gli specialisti. Togliere alcune rigidità che sono state inserite, ok, e fare in modo che ci siano per gli specialisti più disponibili a fare delle prestazioni aggiuntive, intanto mettergli veramente a disposizione strutture, personale ambulatorio. Noi qui l'unica cosa che non abbiamo mai a problema pare che sia l'edilizia. Voi sentite anche l'altro giorno l'assessore se n'è uscito, faccio una proposta a Elena Ugolini e dico, ma io uscirei perché credo che Maggiore, Sant'Orsola eccetera sono problemi che in questi anni sono stati vissuti. Facilitare la vita alle persone, almeno i parcheggi degli operatori, che manco c'hai quello, magari ti devi pagare pure il parcheggio. Beh, cioè, ci sono delle cose che nei contratti nazionali non è che puoi stravolgerli tu, però alcune cose invece le puoi facilitare, no? Facilitare la vita alla gente già ti dà molto l'asilo all'interno della struttura, per esempio, perché sono posti che hanno 4.000 operatori nell'azienda, insomma, la possibilità di supportare almeno queste cose, che non è una roba diretta, ma comunque ti crea un clima, no? più lavorativamente adeguato, e ovviamente nella serietà che caratterizza questa professionista, quindi Elena, mi dice attenzione, non cerchiamo di fare delle cose troppo, è perché non sappiamo bene il bilancio, eccetera. Due giorni dopo se ne esce Domini con 500 milioni di euro dopo che ha pianto per il nuovo Maggiore. Io dico, cazzo, io volevo un parcheggio. Hai pensato non troppo in grande alla fine. Allora, ho detto, hai visto, ma io volevo solo fare il parcheggio, questo vuol fare invece la cosa. Ho detto, quindi evidentemente c'è un problema, perché noi continuiamo a costruire di tutto e poi non abbiamo i posti letto, e poi glielo a un certo punto ho anche detto, in ragione, ho detto, scusate, noi qua costruiamo di tutto, gli unici che rimarranno a lavorare lì dentro sono i muratori, perché gli operatori pelano tutti. Allora, bisogna evidentemente fare un ribilanciamento di queste cose e vedere nelle strutture cosa si può erogare. Okay. Io vedo ampissimi margini per mettere queste cose a regime, però bisogna entrare nel dettaglio, non bisogna vederlo da Excel, perché se lo vedi da Excel il mondo è un'altra cosa. Io questa cosa l'ho vissuta quando ho avuto l'incarico al ministero e dovevo fare tanto Excel. Dopo un po', se non avessi continuato a fare i turni, lo sapevo che avrei perso il contatto col mondo reale, perché sono punti molto lontani, no, di vista. Quindi qui bisogna mescolare, credo che questo sia il nostro vantaggio, cioè persone che hanno quel vero lavoro, che non fanno la politica per lavoro, ma non perché sia sbagliato assolutamente la politica per lavoro, attenzione, perché su alcuni temi devi per forza mescolare, non stai parlando dei massimi sistemi, qui stai parlando di robe, cioè, che qualunque imprenditore privato, qualunque artigiano, qualunque negoziante si organizzerebbe, insomma, perché avendo contezza di quel di cui parla, ecco. E questo è il punto sulla specialistica. Dopodiché io continuo a sentire che compriamo macchine di tutti i generi, ma il tema è sempre lì, cioè noi le macchine le abbiamo comprate, le PET le abbiamo, le cose. Poi però far girare tutta la, chiamiamola così come piace, diciamo, dire in questa regione, la catena di produzione sanitaria, insomma, la macchina c'è, però qualche problema evidentemente nel flusso di lavoro ce l'ha, e il primo è quello. Poi è lo stesso tema sul pronto soccorso, anche perché noi oggi sulla parte della specialistica ospedaliera in particolare, perché la territoriale viaggia un po' a sé, nel senso che sono le prestazioni, diciamo, più comuni, no? Il dermatologo, il cardiologo, l'otorino, ma quelli che sono concentrati nell'ambito ospedaliero sono punti che spesso ricevono anche tutte le questioni del pronto soccorso, per cui il carico di lavoro in determinati ospedali è mostruoso. Vediamo le neurologie, okay? Noi abbiamo una rete stroke per l'ictus molto bella, molto ben fatta. Una volta si faceva sia al Sant'Orsola sia al Maggiore, adesso è tutto concentrato al Maggiore. Ora, sarà mai possibile che noi continuiamo a concentrare roba e il personale del Sampar sempre uguale? È mai possibile che stessa roba nel pronto soccorso? Noi cominciamo ad avere la popolazione più anziana, gli accessi aumentano, li avete visti in tutti i grafici pubblicati su tutti i giornali negli anni, e l'organico è sempre quello. Poi ti vanno via, chissà perché. Perché forse l'organico del 1970, con una popolazione 30 anni più giovane, con meno problemi e con meno cose da fare, perché anche qua
il tema del mancano i soldi, che è l'unica lamentela continua e imperterrita che fanno dal centrosinistra, dal PD, è vero che non c'è grande trippa per gatti, eh? Non è mica sbagliato, è vero, ma è una parte della verità. Perché quando la Tina Anselmi ha creato l'SSN, ok, nel 78 cosa c'era? Cioè, andiamo a vedere che cos'era veramente l'SSN. Era il medico di famiglia, il medico condotto, il medico di famiglia o medico condotto, eccetera, venuti dalle mucche. Poi c'erano degli ospedali, tanti, perché la viabilità era molto diversa, ma cosa facevi realmente? Avevi 3-4 medicine di pastiglie, di antibiotici, qualche sciroppo, qualche supposta, qualche fumento. Di chirurgia non è che c'era la robotica, non c'era la TAC, c'era magari una lastra diretta fatta in qualunque posto. Il costo di questa roba qua era molto limitato rispetto a oggi. Certo. Per cui è vero che c'è quel problema lì, però non è l'unico problema, perché poi c'è la questione dei carichi. Allora, molti dei medici oggi, uno dice, come li trovi, come li convinci i medici se i soldi sono pochi? Io credo che una delle priorità che tutte le aziende private stanno mettendo in atto sia cominciare a dire che se poi il personale non vuole rimanere a rapporto di dipendenza, bisogna che tu cominci a studiare delle vie intermedie che non siano la cooperativa. Perché oggi qual è la rigidità in alcuni casi? Io, lavorando al 118, l'ho vissuta questa cosa. Se tu non riesci più a tenere il personale dipendente, lì sì che puoi chiedere più soldi allo Stato, eccetera, eccetera, ma molti giovani non vogliono essere dipendenti perché vogliono avere l'occasione di coltivare anche altre cose. E questa è una questione generazionale, non è solo dei medici. Sì, sì. Tutte le aziende private stanno andando in quella direzione, lasciare più libertà, soprattutto ai Gen Z, no? Quelli che sono subito dopo di me, ma anche i millennials, no? Lasciano più flessibilità, più rapporti di lavoro che sia, magari coltivano anche un secondo lavoro, una seconda passione. Questo nel pubblico è un tabù. Sei, hai l'esclusività su tutto, sei incompatibile con tutto, non puoi dire niente. Le nuove generazioni con queste regole al posto fisso di Checco Zalone non ci stanno. Non sono più compatibili. Per qualcuno possono andare bene ed è giusto che si coltivino quelle regole, ma sul resto vanno aggiornati questi set di regole. Questa è una cosa che chiaramente si deve fare a livello nazionale, ma nel nostro SSN è molto bello perché sia per gli specialisti sia per i generalisti abbiamo già anche delle forme più flessibili di convenzione. Il cardiologo che vedete magari in uno dei distretti è un cardiologo che anche quello è pagato a ore come la guardia medica e gli danno 5 ore o 7 ore, non è detto che debba avere l'orario pieno, ma questo lo sfruttiamo molto poco, questo tipo di flessibilità, e ai giovani invece questa cosa piace molto. Io lo dico perché dove lavoro, qui a Bologna, noi questa cosa qui sull'emergenza urgenza l'abbiamo attuata, dando a tutti la possibilità di scegliere un po' l'orario di incarico compatibilmente, sì, la compatibilità dell'organizzazione. E di medici, noi dell'emergenza ne abbiamo presi una cinquantina, il servizio è coperto, di cooperative non ne vedi neanche una. L'unico punto in cui ci andiamo sempre perennemente a scontrare è quando entri e ti chiedono di fare lavoro ospedaliero, dove ovviamente si pretenderebbe di seguire delle regole che nessuno vuole più fare. Ma se tu hai professionisti, con la P maiuscola, gli permetti la giusta, come dire, il vestito della taglia giusta e non la taglia unica per tutti, il personale c'è. Perché i medici preferiscono stare nell'SSN rispetto al privato, eh? Preferiscono ancora nella stragrande maggioranza, però non gli devi rendere la vita un inferno, questo è il vero punto. Chiaro, io ringrazio Roberto, direi che insomma la spiegazione sul programma sanità è stata molto approfondita, quindi complimenti per l'esposizione. Passo velocemente la palla a Laura, che ci parlerà di welfare. E quindi Laura, io comincerei subito con la prima domanda. La persona al centro, cosa vuol dire in questo campo per Laura Mingozzi la persona al centro? Allora, la persona al centro vuol dire che ogni persona ha un valore e questo valore deve essere considerato. Oggi purtroppo non è così.
E sorridevo prima quando parlava Roberto, perché la difficoltà che lui incontra nel pubblico all'interno del settore della sanità è un po' la stessa difficoltà che incontro io, incontriamo noi nel sistema del scolastico. Ecco, la poca flessibilità, la rigidità di molte regole che non sono più al passo con i tempi. E quindi questa cosa mi ha fatto molto pensare quando Elena Ugolini proprio ha detto la persona al centro, e c'è in tutti i volantini, su tutti i manifesti, la persona al centro. Io mi sono detta che davvero poche parole, perché sono quattro parole, potrebbero davvero fare una rivoluzione, perché ad oggi le persone non sono al centro, questo è in realtà, e riportarle sarebbe un segno di civiltà che credo che ultimamente si sia persa. Molto bene. Noi ovviamente, la nostra società è composta da giovani, da persone meno giovani e da persone più fragili, chiaramente. E quindi vorrei che tu declinassi il tema della persona al centro per ogni tipologia, quindi come la vedi per quanto riguarda i giovani d'oggi, come è invece per le persone più anziane e come invece per le persone più fragili. Allora, vi dicevo prima che io non avevo mai pensato di fare politica, però mi sono sempre impegnata per questa frase, per mettere le persone al centro. Quindi io ho due genitori disabili al 100%, di cui mi occupo, di cui sono felice di occuparmi, ma che mi stanno creando tanta difficoltà, perché ad oggi un anziano disabile è un peso per la società. Non è più quella persona al centro che ha dato tanto nella vita e che dovrebbe ricevere almeno altrettanto nella sua condizione di bisogno, se ne ha. Con il mio papà io ho cominciato ormai da un anno a frequentare un centro diurno. I centri diurni sono un posto speciale, o perlomeno lo è quello che sto frequentando io, e mi sono messa, diciamo così, a servizio di questo centro diurno, perché vedo la felicità negli occhi delle persone che lo frequentano. Purtroppo i posti sono pochissimi. Al circondario io ho fatto presente questa cosa, ho chiesto di poter avere una rete, diciamo, capillare di centri diurni che possano da un lato alleggerire il peso sulle famiglie e dall'altro concedere a queste persone momenti di socialità, momenti di svago anche, perché molto spesso il rimanere in casa fa sì che si ripieghino su se stessi e pensino a ciò che non possono più fare. Mi è stato risposto che assolutamente non si prevedono ulteriori centri, che forse si potrebbe aumentare il numero dei posti a disposizione. Vi faccio presente che ci sono pochissimi posti nel centro che frequenta il mio papà, ci sono 16 posti. 16 posti in un bacino molto grande che ha più del 21% di anziani oltre i 75 anni e che vorrebbero andare, ma essendo su un altro comune non esistono i trasporti per poterli portare, quindi è tutto sulle spalle delle famiglie.
questo è davvero un punto che forse non viene mai considerato, perché comunque un centro diurno costa ai comuni, costa, e alla regione costa, perché alla fine poi gira e riprilla, si parla sempre che non ci sono, non ci sono i fondi, non ci sono mai i fondi, ma magari ci sono i fondi per fare qualche altra cosa. Io credo che la popolazione, che ovviamente sta invecchiando, avremo sempre più anziani con dei bisogni, la dignità delle famiglie che piuttosto che portare oppure scaricare, diciamo così, l'anziano in una struttura e poi lasciarlo lì, perché alla fine le cose complicate ti portano a fare delle scelte che non vorresti mai fare. Ecco, in tutto questo la dignità si va da perdere, e invece anche Elena Ugolini ha più volte parlato della dignità, di lasciare e di far sì che tutte le persone siano, possano avere la propria dignità anche da anziani, e credo che questo sia importantissimo, non solo grandi centri all'avanguardia, ma proprio situazioni in cui gli anziani possano trovarsi insieme, possano socializzare, possano parlare fra di loro. Mio papà è affetto da anafasia e quindi fa fatica a parlare, meno parla, meno poi è portato a parlare, e quindi questo crea isolamento. Rimanere insieme ad altre persone, anche che non conosce, perché con me ovviamente parla moltissimo, però questo fa davvero molto bene, e quindi per gli anziani io credo che contare su queste strutture, che potrebbero anche essere poca cosa, ma per le famiglie e per le persone che li frequentano sono davvero tanto 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 tanto. Grazie Laura. E per quanto riguarda invece il tema dei giovani, che so che ti sta molto a cuore, che cosa mi puoi dire? Allora, prima parlavo dei centri diurni per gli anziani, e parlando con le operatrici mi hanno segnalato un bisogno enorme anche di centri diurni per i giovani. Al giorno d'oggi purtroppo la depressione, gli attacchi di panico, i vari problemi psichici, ma anche disturbi dell'alimentazione, ma anche difficoltà di socializzare, perché non dimentichiamo che comunque molti di loro, chi ha 20 anni adesso, ha perso moltissimo tutta la parte della socializzazione scolastica, perché si è trovata con la pandemia, si è trovata con la famosa DAD, e quindi tutto questo adesso sta creando non poche difficoltà. Quindi un supporto, che non vuol dire giudizio, perché il semplice fatto di dire ti mando dallo psicologo, già questo crea una distanza. Un supporto che possa far sentire questi giovani non soli, perché il problema della solitudine ce l'ha l'anziano, ma in questo momento ce l'hanno davvero anche i giovani, che vivono molto di più in un mondo virtuale che in un mondo reale. E quindi questo è uno dei punti che insomma è emerso parlando proprio con le operatrici. Un altro punto potrebbe essere quello scolastico, cioè adesso la scuola medie superiori, e fra poco io lo conoscerò perché farò il passaggio, e è un mondo molto molto difficile da parte degli insegnanti e da parte dei ragazzi. Il mondo è cambiato,
E si fa fatica come adulti ad arrivare al mondo dei giovani, e il mondo dei giovani, dei molto giovani, fa fatica a capire che cosa vogliono gli adulti. Quindi ecco quello che dicevo prima di un supporto, proprio per creare un legame fra le generazioni, grazie anche, io credo, a quei linguaggi universali che possono essere le arti. Io almeno nella mia esperienza ho visto che la musica, il teatro sono veicoli di vicinanza e di comprensione fra intergenerazionale. Quindi io credo che questi ambiti, che sono sottovalutati al massimo, dovrebbero invece essere il centro per poter creare un contatto con i giovani. Grazie Laura. Adesso purtroppo la tempistica purtroppo è un po' stretta, ti do giusto la parola per parlare invece dei più fragili, poi dobbiamo cercare di chiudere velocemente perché siamo arrivati leggermente lunghi. Grazie. Allora, legato ai giovani, perché questa, e anche agli anziani, volevo spendere una parola per i diversamente abili. Allora, parto dai piccoli velocemente. A scuola abbiamo una grandissima difficoltà a far accettare una certificazione da parte dei genitori. Volevo dire che la 104, la certificazione per un bambino, non è a vita, quindi è revisionabile e quindi è semplicemente un aiuto per i bambini. Io l'ho fatto presente, perché ovviamente prima dai un aiuto, prima puoi risolvere i problemi, come diceva poi Roberto prima. Mi è stato risposto che purtroppo adesso sono troppi e quindi ovviamente il budget è quello, se prima il budget copriva 10, adesso sono di più, ma il budget deve continuare a coprire 10. Quindi credo che la regione su questo dovrebbe davvero aiutare, perché è un aiuto per i ragazzi e alla lunga poi i frutti si potrebbero vedere. Stessa cosa per gli anziani, i caregiver, Elena Ugolini li ha nominati, la difficoltà per chi si accolla la gestione di un anziano con handicap, con disabilità, con invalidità, va a penalizzare anche nei posti di lavoro. Quindi considerare invece questo come un aiuto alla regione, come un aiuto al sistema sanitario, come un aiuto alle persone, mettendo le persone al centro. Altra cosa, l'ultima, per le persone che non sono né giovani né anziane, io ho ricevuto oggi una lettera di questo signore disabile che si chiama Yuri Romagnoli di Imola, che è giovane, perché ha circa 40 anni, che ha una malattia rara e che non può accedere, mi ha detto, all'IVA al 4% per alcune cose, perché ha una malattia rara, quindi non sono legiferate le malattie rare, che fa fatica a trovare un posto di lavoro che possa permettere questo, insomma anche a chi è diversamente abile di lavorare. Quindi io personalmente, e penso che anche Roberto, mi prendo l'impegno di portare avanti le istanze dei diversamente abili, perché se vogliamo mettere davvero le persone al centro, le dobbiamo mettere tutte. Grazie Laura, io ti farei un bel applauso. Non dimentichiamoci poi l'impegno di Elena di fiscalizzare le aziende del terzo settore, che sì, è un altro impegno importante che va sempre in questa direzione. Cerco di chiudere velocemente, avrei voluto parlarvi anche un po' di urbanistica, essendo io
geometra figlio d'arte, ma il tempo è tiranno, purtroppo. Vi vorrei solo dire, no, che la legge urbanistica presentata nel 2017 come la legge che avrebbe azzerato il consumo di suolo nel giro di 3 anni non ha prodotto assolutamente i risultati che sono stati tanto decantati dalla regione, perché invece che lo 0% di consumo del suolo noi siamo arrivati alla soglia del 2022 con un consumo del suolo nella regione Emilia-Romagna che l'ha resa la terza regione in Italia per consumo del suolo, e la provincia di Ravenna per cementificazione è stata seconda soltanto a Roma. Quindi, per darvi un'idea di come è stata invece presentata, come è l'ideologia e come invece poi sono i fatti. Quindi servirà senz'altro riscrivere questa legge. Sarà un impegno molto molto importante e molto complesso, perché non dimentichiamoci che recenti studi pubblicati anche da Sole 24 Ore ci dicono che da qui al 2050 in Italia ci sarà bisogno di 3,65 milioni di alloggi, nuovi alloggi, e Bologna sarà la terza provincia interessata da questo incremento. Quindi sarà una sfida veramente ambiziosa che dovrà coinvolgere a unico tavolo sia amministrazioni che professionisti che imprese. Questo era un po' il mio cappello conclusivo. Chiederei a Roberto semplicemente adesso, per chiudere, se riuscisse in qualche modo a zoomare o a portare vicino alla telecamera questo foglio, che è semplicemente l'istruzione di come si deve votare. Questo è il facsimile, diciamo, della scheda elettorale. Quello che noi suggeriamo, per evitare qualsiasi tipo di di problema, sono due croci. Quindi una croce sul nome della presidente Elena Ugolini e una croce sul simbolo Elena Ugolini Rete Civica. Poi, qualora lo vogliate, c'è la possibilità di fianco al simbolo di inserire due preferenze. È fondamentale che le due preferenze siano un uomo e una donna. Io vi ringrazio per essere stati presenti, e comincia questa notte il silenzio elettorale, e quindi appello ovviamente a tutti perché si vada a votare, perché ci sia una buona affluenza, perché comunque vinca la democrazia. Grazie a tutti e buona serata. Ci buttano fuori. No, giustamente siamo arrivati lunghi noi. Allora, io vi do complimenti. Certo.